Mango è morto, ci ha lasciato, addio a Mango, anche lui stroncato da un infarto improvvisamente, anche lui intorno ai 60 anni circa. Ricordo che Manuel De Sica è morto pochi giorni fa, sempre per infarto, musicista anche lui a 65 anni. Mango è stato un grandissimo cantautore, non è retorica, è uno dei miei preferiti, tra l'altro, personalmente, e preferiti da tanti, per esempio, dell'età che appunto hanno superato i 30, i 40 anni, e non solo, anche i 50, ma anche i ventenni, perché no? Era un compositore veramente preparato, autore, poeta, cantante, musicista, arrangiatore, era un grandissimo personaggio, un grandissimo artista. Purtroppo ci ha lasciato soltanto a 60 anni, stroncato da un infarto a Policoro, credo che si trovi vicino Matera, e proprio mi sembra al termine del concerto, si è sentito male, è stato portato praticamente all'ospedale morto. Ecco, qui leggo da Wikipedia, l'8 dicembre 2014 è morto, stroncato da un infarto, quindi proprio stanotte. Stroncato un infarto alla fine di un concerto che stava tenendo al Pala Ercole di Policoro in provincia di Matera, l'artista che aveva compiuto 60 anni il 6 novembre, quindi da poco. È stato soccorso e trasportato in ospedale dove è giunto privo di vita. Anche Lucio Dalla morì intorno, sembra, a 69 anni, quindi sui 60 anni, sempre stroncato da un infarto, grandissimo cantautore. Ricordiamolo, abbiamo già fatto un video su Mango che sembra ha dei problemi tecnici, rifacciamo anche questo perché Mango ovviamente deve essere ricordato il più possibile perché è stato un grandissimo artista, un grandissimo cantautore e cantante. Andiamo a vedere per esempio dei successi stratosferici perché hanno venduto milioni di dischi e ricordo per esempio la canzone con cui è diventato famosissimo che è Lei Verrà. Presentata a Sanremo. A Sanremo arrivò soltanto 14esima, come al solito le canzoni spesso, quasi sempre, più vanno male a Sanremo, più poi hanno successo. Nell'85 ha vinto già il premio della critica con Il Viaggio, nell'86 14esimo con Lei Verrà, nell'87 Dal Cuore in Poi arrivò 17esimo, però anche nell'87 c'è stata una canzone sua che ha spopolato durante l'estate, che era appunto Bella d'estate, ma che ha spopolato anche, diciamo, non solo durante l'estate dell'87. Tantissimi successi, ricordo che a un Sanremo, Mango, che era anche autore e compositore, autore dei testi e compositore musicale, nonché arrangiatore, aveva diverse canzoni in gara, sembrava che era un po' un Sanremo, fatto da lui, aveva diverse canzoni o che cantava o che aveva composto. Tra i grandi successi, per esempio, dei singoli che ha avuto Mango, troviamo oltre che Lei Verrà anche Oro, anche appunto Bella d'Estate, abbiamo Mediterraneo, abbiamo poi tantissimi altri successi. Dal cuore in poi abbiamo Nella mia città, Mona Lisa, ma tantissime, che adesso alcune mi sfugge il nome, ma che sono presenti ancora oggi nella nostra playlist di ascolto nel cellulare, ad esempio. Ma ricordiamo per esempio anche l'ultima, molto bella, una delle ultime, che ha avuto un grande successo, che è La Rondine del 2002, anche questa molto, molto apprezzata perché comunque era molto bella. Aveva il dono Mango del poter scrivere belle melodie. Non è da tutti avere questo dono. E aveva una voce veramente particolare, aveva un modo di cantare particolarissimo, ricco di melismi, di vocalizzi. Lui aveva una voce molto flessibile, molto plastica e duttile, no? E malleabile. Quindi oscillava tra le note. Molto, in maniera molto piacevole e raffinata. Un artista tutto sommato da un carattere non molto appariscente, non amava molto comparire in TV, non era potremmo dire schivo, non lo so. Fatto sta che comunque l'abbiamo visto poco in TV rispetto a tanti altri suoi colleghi e del suo successo è anche meno. E, è un peccato questo perderlo così perché
tantissimi di noi hanno un affetto particolare per la sua musica. Tra gli album, ricordiamo anche qualche album importante di Mango a cavallo tra gli 80 e gli anni 80 e gli anni 90. Abbiamo per esempio Odissea dell'86, abbiamo Adesso dell'87, Inseguendo l'Aquila dell'88, Sirtaki, abbiamo anche Mango del 94, credo Disincanto del 2002. Mango quindi ci ha colto di sorpresa questa notizia proprio nel giorno dell'Immacolata, è un peccato esserci svegliati con questa triste notizia, ne diamo subito risalto. Ma anche nei video successivi cercheremo di coprire quello che di rendere omaggio a questo grande compositore. Ricordo, ecco, proprio l'altro ieri si è spento, appunto, il collegamento è inevitabile, si è spento Manuel De Sica, anche lui musicista, compositore, autore di colonne sonore, figlio d'arte, figlio di Vittorio De Sica, fratello di Cristian, anche lui stroncato da infarto, anche lui a 60 intorno ai 60 anni, a 65 anni. È una notizia che non ci aspettavamo, veramente ci ha lasciato l'amaro in bocca e vediamo un attimo, cercheremo un attimo di ricordare al meglio quello che è stato questo grandissimo cantautore. Ciao a tutti e a risentirci successivamente con altri video dedicati a Mango.